Ciao a tutti, benvenuti dagli studi di Quelli che Roi. Questa sera trasmettiamo l'ennesima puntata con un grande ospite. Ma prima di cominciare, intanto vi ringraziamo per tutte le visualizzazioni dell'ultima puntata, che è stata veramente straordinaria, come sarà sicuramente quella di questa sera e come saranno quelle di qua a venire, ospiti sempre che si stanno preparando, sorprese che non posso anticipare. Ma prima di iniziare, questa sera abbiamo un annuncio molto importante. Voi sapete che noi facciamo parte di una galassia, siamo tutti l'egida del 123 Stream, che ci rappresenta un insieme di streaming, e fra questi c'è Allora d'Amadeus, che questa sera il loro l'anchorman della trasmissione ha da fare un annuncio molto interessante sul lavoro che sta svolgendo. Pregherei, nonché il nostro regista Luca Valerio, di parlare dei suoi podcast. Ciao ragazzi e benvenuti a questa serata che avrà un ospite eccezionale. Ma quello che volevo sottolineare è che noi continuiamo con la nostra attività di podcast e interviste particolarmente interessanti, e ve ne segnaliamo 5 che faremo di qui a Pasqua, di qui a poco dopo Pasqua. Massimiliano Di Pasquale, che è un professore universitario, che ci parlerà del suo libro, del suo doppio libro, Abecedario Ucraino. Poi ci sarà Fiorenzo Toso, linguista, esperto dei dialetti liguri, ordinario a Sassari, Guido Barbuglianni, celebre genetista, Tommaso Carpegna, di Carpegna Falconieri, con cui indagheremo i papi e gli antipapi nel Medioevo, e infine Samir Sukur, che è un medico universitario, che ci parlerà dei rimedi dietologici contro il Covid. Grazie. Grazie a te, grazie Luca, molto interessante, un programma che dobbiamo seguire. Invitiamo i nostri spettatori quindi di collegarsi all'Ora d'Amadeus quando sarà il momento, seguite la pagina e vi potrete godere questi podcast scaricandoli e poi ascoltandoli quando meglio credete con qualunque strumento. Bene, allora cominciamo la serata, questo era un annuncio importante da dare e ci rende orgogliosi questo lavoro che il nostro Luca Valerio svolge in maniera encomiabile, e presentiamo allora l'ospite della serata. Abbiamo il piacere di avere con noi un grande chitarrista, un grande liutaio, e con noi Roberto Martino. Ciao a tutti. Ciao Roberto, grazie per aver accettato l'invito intanto. Di nulla, ci mancherebbe, è un piacere per me. Bene, siamo contenti. Come tu sai, noi, il nostro ospite rimane in trasmissione per tutta la durata del programma. Il nostro è un magazine, ci sono dei contenitori con dove si parla sempre di musica, ovviamente è l'argomento principe, e con i miei collaboratori che ognuno ha una rubrica da gestire, registrata e in diretta, a seconda di chi parliamo. Quindi cominciamo con un omaggio a te, che sei l'ospite d'onore di questa sera, da parte del nostro capo redattore di Quelli che Eroi, organizza tutto, la nostra mente, Deus ex machina, direbbe qualcuno che sa parlare bene, e Angelo Marengo, che dalla Thailandia ha preparato per te questo bellissimo video e che adesso ce lo gustiamo tutti insieme. Grazie regia. Yeah.
Amici di Quelli che Eroi, l'ospite della puntata odierna è un altro musicista genovese, un altro virtuoso della chitarra, Roberto Martino. Roby Martino ha iniziato a suonare la chitarra all'età di 13 anni e si diploma nel 92 al Centro Professione Musica di Milano nel corso avanzato di chitarra fusion. È un bravissimo liutaio e con perizia e passione crea bellissimi strumenti per sé e per altri musicisti. Questo ha permesso di conoscere più intimamente lo strumento chitarra, soprattutto elettrica, che pensa, progetta e crea partendo dal legno. Ha collaborato con Ricchi e Poveri, Big Fat Mama, Nico Di Palo, Anita Calza, Danilo Amerio, Maurizio Solieri, Claudia Pastorino, Marco Zucchetto, Franco Pini, Maria Teresa Ruta, Bobby Solo e altri. Nel 95 pubblica l'LP The Road insieme al gruppo blues rock Burning Tubes. Fa parte del gruppo rock Custodie Cautelari dal 96 al 98. Con questa formazione pubblica l'LP Lune e tiene centinaia di concerti in Italia e in Svizzera, suonando per quasi un anno al fianco di Maurizio Solieri, nostro ospite della scorsa settimana. Suona per due anni nella Repubblica Dominicana e anche in Messico, con la compagnia italiana Smilas. Suona insieme a Malvezzi Lago Marsino nel trio Cazzuti, un trio fantastico, un gruppo di cover rock, pop, elettrico ed acustico e soprattutto la prima band di Acoustic Dance. Attualmente suona con la cover band Fancasso, funk, pop, dance e soprattutto con la rock band Mantis Four, gruppo cover rock degli anni 60 ai giorni nostri. A proposito dei Mantis, abbiamo visto alcuni spezzoni di concerto e abbiamo riconosciuto la splendida e bravissima cantante Alessandra Cotrupi, che avevamo ripreso in una delle prime puntate di questa stagione durante un concerto al Crazy Bull. Eseguono cover rock anni 70-80, soprattutto pezzi dei Deep Purple, Led Zeppelin, Muse, Janis Joplin, Skunk Anansie e Slash, di cui il brano che abbiamo ascoltato. Progetti futuri. Il progetto più imminente è una tribute band live in omaggio a Carlos Santana, un progetto ambizioso ma con una ottima formazione a seguito, e poi probabilmente un proprio disco strumentale, ma sarà una cosa che si vedrà molto più avanti. Per chiudere, un blues fantastico, un pezzo blues traditional. La sezione di chitarre in una parte fiatistica sul finale del brano è fantastica. Ain't Nobody Business, cantato da tantissimi musicisti blues americani e inglesi, tra cui Eric Clapton. E con questo fantastico pezzo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana da Quelli che Eroi Music Live. Un saluto a tutti.
Che ne dici? Una bella presentazione, una bella carrellata di cose. Ma il nostro Marengo è straordinario, riesce veramente in minuti a racchiudere una carriera, ovviamente chiaro che ci sono delle carenze informative, però rende molto, colpisce, ecco, lo ringraziamo ancora. Quindi grazie Angelo Marengo, ricordiamocelo. Bene, Roby, io come ti dicevo prima, sì, tu essendo il festeggiato ti vedrai arrivare dei regali, questo è stato il primo che tutta la redazione ha contribuito a far sì che ti fosse presentato, ma adesso cominciamo con la trasmissione, con la prima intervista fatta da un tuo caro amico, tra l'altro so, ma che è il nostro conduttore di una rubrica che devo stare attento a non sbagliare il nome. La musica che si respira, caro professor Lastrego, il nostro professor Lastrego, maestro di musica, nonché insegnante di diritto e quant'altro, questa sera ti intervisterà per iniziare il programma con nella sua particolare area dove si respira musica. E via con la sigla, grazie. Ciao Roberto. Ciao Roberto, ah, sapessi che piacere. Buonasera, ciao. Che piacere. Quale migliore intervistatore. Esatto, e anche che emozione, dico la verità, perché io ho conosciuto, ti ho conosciuto che eri un ragazzino e poi ho seguito anche la tua evoluzione e stasera mi tocca di intervistarti, ma lo faccio con tanto, tanto, tanto piacere, anche se so che sarà difficile toccare tutti i tasti giusti, perché la tua carriera è una carriera molto, molto articolata. Io partirei da Roberto Martino, ragazzino, come dicevo, che si appassiona alla musica. Raccontaci qualcosa, qualche aneddoto di allora. Da piccolo cantavo. Era una cosa spontanea, cantavo le canzoni da grande. E poi suonavo col kazoo melodie inventate o ricordate, finché, insomma, mi hanno spinto a suonare la chitarra. I primi due tentativi sono stati infruttuosi, tra l'altro, finché non venni da te. Ora, qui non per incensarti, ma tu sei stato un guru per me, perché oltre a impostarmi sulla chitarra in una maniera molto razionale, molto precisa e adatta alla mia età, è stato un guru per la musica. Mi ha introdotto ai Beatles e non ti ringrazierò mai abbastanza per questo. È stato proprio come scoperchiare una scatola meravigliosa. Ricordo appunto le prime cassette comprate dai marocchini che potevo permettermi allora, con le raccolte dei Beatles, e io ebbi il terrore di rimanere indietro con la scuola, di non fare altro. Per un certo verso è stato così. Passato tempo a studiare nei ritagli di tempo e a suonare e ascoltare musica. Ma io non credo di aver fatto tutto quello che hai detto tu, ti ringrazio, per carità, è la commozione, ma non credo di aver fatto tutto questo, nel senso che quei ragazzini ai quali io ho trasmesso la voglia di Beatles erano già preparati per accogliere la musica dei Beatles. Sì, è vero, però... No, è vero, scusa se ti interrompo, però... come dire, ascoltavo un po' quello che passava al convento. Invece, ascoltando i Beatles, mi sono appropriato in parte di questo patrimonio eterno, sempre verde, che sono le loro canzoni,
Sì, è vero, ero un po' sfasato rispetto agli altri ragazzini, ma non mi importava, perché ascoltavo delle cose che erano uscite decenni prima. E ricordo invece l'emozione quando mi resi conto che c'erano degli LP che Paul McCartney pubblicava, cioè quando uscì Good Night Tonight, non apparteneva neanche a nessun LP, è stato un singolo sporadico. E poi cioè, era un'emozione per me ragazzino ascoltare con così tanta passione anche della musica che stava uscendo in quel momento. Ecco, e tu suonavi bene, diciamoci la verità, tu suonavi bene già da ragazzino. Se non ero, avevi una chitarra rossa, o sbaglio? Avevo all'inizio una piccola Ferrarotti dimensionata. Ricordo una chitarra rossa, ma forse mi sbaglio. No, avevo una Ferrarotti sfumata e poi comprai, mi regalarono per il mio compleanno una chitarra usata, che era una Ibanez Concorde, appartenuta al compianto Piero Parodi. Ecco, però io ricordo che suonavi già bene, eri già di quelli che suonavano bene. Se vogliamo ricordare così una carrellata di nomi che accompagnavano la tua crescita musicale, possiamo farlo, digli tu, perché guarda, meglio di te non c'è nessuno. Beh, all'inizio il mio compagno di viaggio, che è una persona che è rimasta tanto nel mio destino, è Marco Terreni, questo bassista funambolico portatissimo per la musica, per il ritmo, una persona anche molto caotica ma dalle indubbie doti. E siamo stati compagni di un po' di avventure, piano bar, quando si iniziava a fare un po' di professione, più avanti addirittura in night in Svizzera, lavoraccio da pipistrelli. Tanto, va detto anche questo, che poi Roberto Martino cresce ovviamente e incomincia a fare passi nella professione. Correggimi se sbaglio, tu eri iscritto a medicina. Sì. Non mi ricordo che anno eri, terzo? Gli esami dei primi due anni li diedi tutti, anche con borse di studio. E poi decidesti di fermarti, no? Sì. Di dedicarti alla musica direttamente, andasti a Milano e lì tu studiasti con i guru veri della chitarra e sei diventato Roberto Martino che conosciamo oggi. Anzi, no, sei diventato Roberto Martino, ottimo chitarrista, che poi ha maturato ulteriori esperienze e è diventato il Roberto Martino che conosciamo oggi. Io mi ricordo una registrazione fatta da te e dall'amico, che purtroppo non è più con noi, Fabio Virdis. C'era già un bel suono, era già una cosa bella. Sì, ricordo quell'episodio con Fabio, un tentativo di fare del rock ascoltabile in italiano, rock melodico in italiano. Sì. E era solare. E voi eravate andati, c'ero anch'io, posso raccontarlo perché c'ero anch'io, in questo studio di registrazione, ma eravate ragazzini, cioè non eravate gente esperta di registrazioni multitracce, eccetera, eccetera. E quindi avete fatto un ottimo lavoro perché la stoffa c'era. E allora Roberto Martino poi decide di dedicarsi alla musica. Ecco, cosa è stato? Come l'hai detto ai tuoi? Voglio fare il chitarrista. L'ho detto a più riprese. Cioè, in realtà era anni che lo dicevo, ma loro facevano finta di dimenticarselo. Nel senso che la musica l'ho sempre pensata come una cosa che assorbe totalmente. Certo. Uno non può tornare a casa stanco dal lavoro e suonare un paio d'ore. Cioè, tanto rispetto per quelli che ci riescono, con profitto. Però specialmente la chitarra è uno strumento difficile a mantenerne, acquistarne la padronanza, l'espressività. Sì, quindi sì. Lo dissi. E presumo, scusa se ti interrompo, presumo che i tuoi, da
da genitori, io ormai sono un vecchio, ragiono un po' da genitore, anche se non ho figli, ti avranno detto, vabbè, se vuoi fare il chitarrista lo fai seriamente. Quindi Milano, presumo quello, magari sbaglio. Beh, era la scuola più prestigiosa, certo, la scuola più prestigiosa che prometteva di avviare i diplomati verso la professione, sicuramente come preparazione la dava. In quanto instradarli bisogna vedere, bisogna trovarsi in delle circostanze favorevoli, a volte, anche il caso gioca la sua parte. Però è vero che lì circolava il mondo dei professionisti, quindi conobbi Franco Mussida, conobbi Giorgio Cocilovo, questo chitarrista incredibilmente versatile, bravissimo, musicale, che mi fece capire l'armonia veramente, e poi altri, da Danilo Minotti, Gigi Cifarelli, Grandi nomi. grandi nomi, e poterli conoscere. Anche capire quali sono i lati brutti della professione, perché è una professione che la musica è bella, ma avere a che fare col business, con le tournée, con tutta una serie di personaggi, non sempre dà solo gioie. Ecco, e tu hai suonato con nomi della musica italiana, nomi importanti, però hai fatto anche, correggimi anche qui se sbaglio, dei grandi giri, lunghi giri all'estero, con Sì. formazioni di tutto rispetto, voglio dire, ma non eravate, non c'era il nome di spicco che trainava, i supporter, i turnisti dietro, eravate una band. Beh, all'estero, ad esempio, con le custodie cautelari, capitava di suonare in Svizzera, Austria, così. Paesi musicofili dove ci sono bei locali, anche con la Gang Bang, una band rock pop che ha avuto dopo, poteva capitare. È bello suonare dove non ti conosce nessuno e vedere che effetto fa, perché non sono i tuoi amici e Certo. te li devi conquistare totalmente. Eri stato anche in Giappone? Però ci dovevi andare. Allora, questo è un aneddoto del professionismo, anche nel mio piccolo. Praticamente succedeva che ogni estate si profilavano alcuni lavori. E allora io sceglievo il primo che capitava e poi avevo questa correttezza di prendere un impegno e dicevo di no ingenuamente a tutti i successivi. Quell'anno lì, mi capitarono quattro lavori e io dissi di sì a tutti, però avevo già dei possibili sostituti. Quindi ho detto di sì a tutti quanti. Uno era 6 mesi in Giappone, che sarebbe stata una cosa molto bella perché è un paese che ho sempre desiderato vedere. Ho fatto anche judo per tanti anni, e il fascino mi ha contagiato. E poi avevo una crociera, un altro lavoro, però feci il provino con le custodie cautelari, fui scelto e allora chiaramente trovai sostituti per gli altri lavori. Però, Quello del Giappone era un lavoro che poi è decaduto da sé. allora io adesso ti Bene. lancio la palla a Roy, il quale Roy poi ti farà suonare qualcosa Sì. perché i nostri ascoltatori vogliono sentirti anche suonare perché Eh è beh, se no, chiacchiere difficile. distintivo. Diciamo subito che è difficile suonare in una diretta Facebook. Perché diciamola sta cosa perché non tutti la sanno. Perché se non si ha un minimo di scheda audio, eccetera, non è semplice, non è Anche come se si ha, oggi non ha funzionato. la scheda audio, a volte ci sono inconvenienti. Un altro tasto che tocco, ma velocissimamente, è Roberto Martino, liutaio. Lì approfondirà poi Sì. Roy. Allora, diciamo che tutte le mie chitarre sono tutte ritoccate da Roberto Martino. C'è Bene. stato un periodo in cui io compravo la chitarra e la portavo a Roberto Martino, non la suonavo neanche. Quindi Ah. ho
Adesso che Roy approfondisca questo spazio che si chiama Camminando con la musica. Bene, grazie, grazie del passaggio. Grazie Giancarlo. Grazie Giancarlo, ci vediamo poi alla fine. Salutiamo insieme a Roberto tutti i nostri spettatori. Anzi, a tal proposito, Robby, salutiamo un po' di gente che ci sta mandando dei messaggi. La Donatella da Catania, Maria Cristina, il Bar Palestro a Genova, la Tina Lupo, una carissima amica, Emanuela Ricciardi, Federico Chivasso, Roberto, la Giusi Vecchio, Claudio, Claudio, Frank Maiello, che tu conoscerai, Frank. E tanti altri, ce ne sono un'infinità. Li ringraziamo, grazie ragazzi, siete sempre con noi e questo ci fa piacere. Anzi, a questo punto facciamo così. Comunque venga, il nostro Roberto ci farà un pezzo che lo dedicherà a tutti noi, voi compresi. Vero Robby? Facci ascoltare qualcosa. Annuncia. Allora, presento un attimo, questo è un pezzo mio strumentale composto qualche tempo fa. Le ispirazioni sono anche abbastanza trasparenti. Mi piace il chitarrismo lirico che parte da Santana, prosegue con Gary Moore, Steve Morse, tutte queste cose qui, magari ognuno le troverà un po' dentro. Il mio pezzo si chiama Perché, speriamo che si senta bene. Thank you.
Molto bene, grazie Roby, è stato un bellissimo regalo. Continuano a mandare saluti, poi a fine trasmissione la nostra segretaria di redazione manderà le risposte e vi ringrazierà con una risposta ai vostri commenti. Grazie, ti fanno tutti i complimenti ovviamente. Grazie. Ma io volevo farti una domanda, che è la cosa che tra l'altro ne abbiamo parlato da poco con Maurizio Solieri, cioè le custodie cautelari, no? Che è stato uno dei gruppi, è uno dei gruppi italiani dove è veramente averlo nel proprio curriculum fa testo, perché è un gruppo molto, molto, molto apprezzato nell'ambiente musicale italiano e non solo. Tu ne hai fatto parte e questa cosa ci inorgoglisce anche noi averti come ospite. Oh, vedo una serie di applausi, saranno almeno una quarantina di applausi per il pezzo che hai sentito. Bene, grazie Donatella, ti ringrazio anche Roberto. Rispondi a questa domanda, raccontaci qualcosa delle custodie catalane. Beh, innanzitutto era una situazione molto che mi lusingava, ma mi metteva anche sotto pressione, perché i precedenti chitarristi delle custodie cautelari erano stati Ricky Portera e Davide Devoti, quindi cioè, Stadio e Vasco Rossi, cioè, quando appunto feci il provino e mi presero ero veramente contento. La sera stessa mi diedero le date che avevano preso per i mesi successivi, ero al settimo cielo. Ebbi modo con loro di girare i locali di tutto il nord Italia, soprattutto un po' di Svizzera, Austria, e calcando dei palchi che non conoscevo, con i locali al tempo non sapevo nemmeno che esistessero delle realtà così. E poi l'ultimo anno con loro suonai 2 anni e mezzo, dal 96 al 98. Una lunga collaborazione. Un anno... totalizzammo 122 date, cioè, che era una cosa adesso improponibile. Ora al di là del sì, la pandemia che c'è stata, però pensare che una cover band, cioè, poi avevamo anche un nostro disco Lune, però l'interesse era dato dalle cover, come le facevamo, come le rendevamo, una cover band che in un anno suoni 122 concerti, serate. Ogni 3 giorni suonavate, insomma. Sì, assolutamente. Straordinario. Il tempo di andare in un albergo, sistemarsi, prepararsi alla sera, via. Soundcheck, si suona. Una cosa così, bello. Bene, esperienza meravigliosa, immagino. Anche i compagni di viaggio saranno stati stupendi, ricordi indelebili. Certo, sì. Poi conflitti come in ogni gruppo, però anche, però no, molto divertimento. Beh, l'ultimo anno suonammo non sempre, ma molti concerti, i più belli, con Maurizio Solieri. Infatti, che in quel tempo non era in un intermezzo in cui non suonava con Vasco, quindi veniva con noi aprivamo, facevamo un'oretta e un'oretta con lui, pezzi... anni 70, quelli della sua formazione. Ecco, beh, questo ci inorgoglisce, perché noi stasera con te chiudiamo un cerchio, perché abbiamo avuto Ricky Portera, abbiamo avuto Maurizio Solieri e stasera abbiamo Roberto Martino. Quindi le custodie cautelari, possiamo dire, le abbiamo avuti come ospiti. Sì. La band al completo, dedicandogli una puntata a testa, perché... il gruppo lo merita, ma lo meritate voi, perché siete straordinari. Grazie. Roby, io prima di parlare della tua opera di liutaio, che tanto rispetto, perché per me vedo questa forma d'arte, che dire artigianato è quasi ridurne la bellezza, ma che si avvicina alla musica classica, a questi strumenti, violini, viole e quant'altro, insomma, ti fa pensare alla musica da grande, ecco. Proprio su questo io voglio farti una domanda. La musica classica quanto influisce
sui tuoi gusti, sul tuo modo di suonare, su come hai imparato. Quale rapporto hai instaurato con la musica classica? La musica classica è un'acquisizione più tardiva nella mia formazione. Nel senso, in realtà poi nessuno ne è indenne, perché anche nel mio gusto di bambino qualche cosa sentita qua e là c'era, qualche melodia entrata proprio nel DNA. Poi l'ho recuperata come molti, da quella che ha, inizialmente quella che ha contaminato i gruppi rock, quelli famosi, i Deep Purple prima di tutto, poi anche Malmsteen. A me piaceva molto Vinnie Moore, un chitarrista particolare, attivissimo ancora adesso, e allora poi però bisogna sentire gli originali. Beh, e sì. Allora uno su tutti Bach, che musicista con rock, secondo me rock ante litteram. Ricordo l'osservazione di un insegnante del conservatorio che disse: lui era un metallaro ai suoi tempi, cioè la rottura che ha avuto lui era metal ai suoi tempi, come il metal dei primi degli esordi. Bach è una fonte di melodie inesauribili che tra l'altro non sono legate a uno strumento, di solito sono fatte con l'organo, suonate con l'organo, ma con qualsiasi strumento viene riprodotta questa melodia, ha una resa in tutto e per tutto. Infatti sono note storicamente i contrasti fra lui e Salieri, credo fosse quel maestro italiano che era inorridito. Quello era Mozart. Era Mozart, vedi, allora, sì. Mi sbaglio con Bach. Hai ragione. Vabbè, ma Mozart aveva un flusso compositivo. Esatto. Poi, per quanto riguarda la musica classica, quando nella mia frequentazione del CPM, la mia insegnante di teoria mi instradò a, come dire, a apprezzare le cose anche poco appariscenti dell'armonizzazione classica, perché lì in quel periodo specialmente tutti patiti dal jazz, della fusion, come se fosse una musica onnicomprensiva per le sue possibilità armoniche, però con accordi in teoria più semplici, ma con un dettaglio nel movimento delle voci, delle armonizzazioni, che all'inizio erano come proprio voci, perché si parte dal canto gregoriano quando si studiano queste cose. Ho prestato attenzione anche a questi particolari che sfuggono spesso ai musicisti più moderni, ma danno una raffinatezza, una varietà di atmosfere che è notevole. Quindi mi dicevi, quindi il tuo incontro con la musica classica è già più da adulto, quindi è successivo. Sì, sicuramente, sì. È successivo. E, mentre invece il laboratorio di liuteria è derivato da una tua passione particolare, o hai fatto il garzone di bottega? Come nasce? Nasce dal mio lavorare con le mani. Questo lavorare con le mani lo devo a mio padre e a mio nonno. Nel senso, io già da piccolo mi facevo i miei giocattolini con legno, trovavo gli attrezzi che mio padre mi insegnava a usare. Mio padre restaurava mobili antichi, scolpiva pannelli intagliati, aveva le sgorbie da falegname, anche attrezzi che non si trovano in tutte le case. Mi insegnò a usarli. Quindi un restauratore di mobili antichi. Sì. Bellissimo. Mi trasmise questa forma mentis da artigiano. Anche nella musica mi sento un po' artigiano. E chiaramente da bambino che si faceva i giocattolini da solo col legno, una volta imparato a suonare è andato da sé che la tastiera della prima chitarra la rifeci perché non mi piaceva, non mi sembrava abbastanza comoda, e quindi facci saltare tutti i tasti, la risago mai. Chiaramente ho sperimentato prima sulle mie per non rischiare,
No, mai cominciato con i clienti, perché mi sarebbe stato un disastro. E quindi Liutaio riassume questa parte del mio modo. Una tradizione familiare che sì. È sfociata. Mio padre non era musicista, ma era artigiano. E anche l'amore per musica, il legno. È quest'anno. Musica anche quella. Sì, sì, ma questa materia prodigiosa che è il legno, che poi quando si trasforma, viene trasformato in strumenti musicali, suona, ogni essenza ha il suo suono, ogni pezzo di legno è una storia a sé stante, molto bella. Bene. Specialmente nelle elettriche, c'è qualche di mistero. Sì, come è possibile che le sonorità cambino a seconda? A questo punto una domanda mi sorge spontanea, come dici. Ti sei affezionato particolarmente a una chitarra per varie ragioni, non necessariamente per il valore intrinseco, proprio per una questione così, perché con quella chitarra sei riuscito a dare molto di più, o solo perché è un ricordo? Chitarra che comprai, io tendo a affezionarmi le cose, quindi con le chitarre... Non solo io, ma mi accorgo di essere un po' un accumulatore. Quindi mi affeziono agli strumenti di per sé, anche se poi non si può suonarli tutti. Certo. Anche perché poi, detto per inciso, gli strumenti che si suonano si possono suonarli in un periodo, ma bisogna conoscerli molto bene. Perché se no, uno che passa da una chitarra all'altra si espone a dei rischi, diciamo, se le esecuzioni sono un po' complicate. Se devo dire una chitarra a cui sono proprio legato è quella che ho appena suonato, per questa ora poco illuminata. Allora. È una chitarra che rappresenta un po' l'apice di quello che ho imparato nella liuteria, quindi è una chitarra a corpo unico, un sandwich di legni compattato per avere un sustain anche sulle frequenze acute, che non è così usuale. Frequenti. E poi rende facile l'esecuzione, tiene le note, è diventata un po' una coperta di Linus per me. Cioè con questa chitarra io mi sento più sicuro. Ok, vedi, è proprio questo che volevo sentire dire. Lo strumento con cui proprio ti sei relazionato meglio. Sì. E, allora, mentre tu prepari un'altra... un altro pezzettino che ci farei ascoltare, come ti dicevo, la nostra è una trasmissione con varie rubriche. Adesso è il momento del pop secondo Roberto Muzioli. Parla di un gruppo o un cantante o un autore di canzoni italiane e ne racconta un po' la storia, qualche volta triste, qualche volta allegra. Quindi direi alla regia di mandare in onda il video di Roberto Muzioli, dedicato ovviamente e regalato al nostro ospite Roberto Martino, chiaramente. Vai regia, grazie.
indietro tutti quanti, e non ci stiamo accorgendo che prima o poi tutto questo, anche se sono già passati 22 anni, ci verrà contro e non facciamo nulla per evitarlo. Però è strana questa cosa di tante canzoni italiane fraintese, tra le quali questa, ma perché questa musica allegra probabilmente non ci ha fatto ragionare su quello che era il testo, e quindi niente, l'abbiamo presa come una canzone allegrotta senza farci capire che invece era una canzone che avrebbe dovuto farci ragionare. Ripeto, il gruppo italiano non lascia nulla nella musica italiana, ha tre LP in attivo. Ricordate negli anni 90, metà 80, all'Acqua Sola c'erano i concerti gratis anche in Piazza Verdi, addirittura io vidi all'Acqua Sola Ruggeri, Richard Chamberlain, lo ricordate, il pianista, poi vabbè Scialpi, Joe Squillo, però erano gratis quei concerti, e vidi anche loro in concerto, e vabbè, comunque era una cosa, era divertente quel periodo. E niente, volevo dirvi questa cosa, ma ho altre due canzoni in ballo da raccontarvi, completamente fraintese, ripeto, con i loro autori che stanno facendo di tutto, appelli perché non vengano più suonate. Vi ringrazio, vi saluto, grazie al nostro ospite, come sempre, sempre persone deliziose e gradevoli, e buona serata a tutti. Grazie al nostro Roberto, un contributo piacevole. In effetti il testo di Tropicana è un testo di vulcani che inondano e uragani, e noi la balliamo. La balliamo allegramente. Mi ricordo, ho suonato questo pezzo. L'hai suonata? Va bene. Allora, ascoltiamo ancora un pezzettino con la tua chitarra. Sì, volevo farvi una cover, perché appunto, come è stato detto, ho questo progetto ambizioso di una tribute band a Carlo Santana. È ambizioso perché è difficile costruire tutta una band che è molto complessa. Era su questo che volevo fare una domanda, ma mi stai anticipando la risposta. Perché è una scelta coraggiosa, una cover band di Carlo Santana, sì. C'è un impegno di rilievo, direi. Sì, è notevole. Io sono sempre stato un po' refrattario ai tributi, però questo è proprio nelle mie corde. Carlo Santana è un melodista incredibile, ha fatto una sua fusione, un suo crossover di blues, però lui è messicano, quindi ha tutto il retroterra latino e poi anche musica pop e rock melodica. Ha riunito questi generi in un suo sound unico, che si è anche evoluto nel tempo, una carriera lunghissima, una serie di live, pezzi sempre rivissuti, riarrangiati, magnifico. Va bene, ascoltiamoci allora qualcosa. Sono Europa, uno dei più famosi. Bene.
Bravissimo, quanta dolcezza in questo pezzo qua e quanti ricordi ti vengono nella mente, perché ha segnato un'epoca questo pezzo qua. Sì. Bene, allora Roby, qui il tempo vola, stringe, veramente, come vedi, veramente. Sei dentro la trasmissione, sei stato per tutta la trasmissione, ma il tempo proprio è quasi terminato. Abbiamo ancora una rubrica, e direi importantissima, che noi dedichiamo al cantautorato, che non è abbastanza messo negli spazi dovuti a questa musica, a questi grandi autori. E questa sera il nostro Roberto Caminito, che ne è il curatore, sceglie sempre dei pezzi dei nostri cantautori italiani, difficili, poco conosciuti, ma straordinari. Li arrangia e li suona. Se mi date in video un attimo Roberto, ne parliamo un attimo del pezzo di questa sera e poi ecco, ciao Roberto. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Come va? Anche questa sera ci fai una sorpresa graditissima. Io sì. Direi, prima di parlare del pezzo, sì, di ascoltarlo e poi sentiamo le motivazioni per cui lo hai scelto. Grazie. Perché intanto vedo Lauci dietro, un grande della musica italiana, credo che meriti
la nostra attenzione. Vai col video, regia, grazie, poi dopo ne parliamo. Se tu solo avessi avuto un po' di comprensione, non mi avresti detto cose che mi han fatto male, non avresti provocato questo triste carnevale di parole dette apposta per far sanguinare il cuore. Se tu solo avessi avuto un po' di educazione, non avresti raccontato tutto alle tue amiche, perché le tue amiche sono tue nemiche, che ridono di noi a ogni occasione. Così adesso nel quartiere tutti sanno i fatti nostri e ci credono dei mostri che non meritano pietà. Ma se tu fossi stata solo un po' più innamorata, non mi avresti detto in faccia quello che pensavi, perché tante volte quello che pensavi io l'ho pensato di te. E ora che ti vedo stesa in mezzo a tanto sangue, provo solamente voglia di fuggire via. Ma dove vuoi che vada? Tu sei stata mia ed io con te resterò. Scende la notte sul viale, tutto ritorna normale. Pezzo struggente, un tre quarti che si adegua a un periodo storico della nostra Italia, straordinario, bellissimo. Raccontaci adesso le motivazioni di questa tua scelta. Va bene, va bene. Cioè, allora. Ho scelto questo pezzo del grandissimo Lauzi, intrigato appunto dal testo. Ho approfondito, sinceramente me lo sono fatto un po' spiegare. Adesso credo di poter affermare che la mia intuizione iniziale era corretta. Si tratta di un testo sostanzialmente perfetto, per alcuni addirittura ha la struttura e il significato di una tragedia greca. Sono rispettate le tre unità aristoteliche di tempo, spazio e luogo. E soprattutto davanti al dramma finale, il femminicidio, si tende a sospendere il giudizio esattamente come alla fine della più classica delle tragedie. Ecco. Questo quasi esclusivamente grazie alla potenza di un linguaggio solo apparentemente semplice che con spietata sincerità ci porta nei meandri più scuri e proibiti del cuore umano. Ho pensato quindi di proporlo sapendo che è un brano davvero poco conosciuto, nella speranza che qualcuno lo conosca e lo apprezzi. Certo. Fine. Perché tra l'altro anche la scelta della musica in tre quarti ha dato questo movimento che ha reso più profondo e più tragico l'argomento. Bellissimo. Tu pensi, grazie a te. Ti dico una cosa, una curiosità. Io quando lavoravo al Bar Palestro, perché purtroppo per vivere ho dovuto sempre fare un lavoro un po' a far cantare anche la gente, diciamo, però mi presento sempre con lo strumento. Io suono anche le tastiere, perciò bene o male cerco sempre di... Anche se a tanti non gliene fotte niente di chi suona, però io voglio sempre suonare, se no mi sentirei nudo. Una sera arrivò Bruno Lauzi, che io reputavo un coglione, ma ero giovanissimo, ho detto, ma Bruno Lauzi, ma che cazzo? Eh sì, erano un po', certo. Invece la nostra collaboratrice domestica, la nostra collaboratrice misteriosa. Ah beh, sì, con lei che ispira tutte le tue... Ama questo brano, me l'ha pure spiegato, vedo, guarda, questo qua è un brano della Madonna. E difatti poi ho scoperto che pure Morgan lo proponeva. È un pezzo che sembra semplice, però te che sei una persona colta
anche Martino, se vai a leggere il testo, sono quei testi che sembrano semplici, ma poi alla fine, cioè, Lauzi è un professionista, e l'ho scoperto, dico la verità, da poco. Cioè, prima c'era De André, Tenco, i soliti, no? Paoli, però Lauzi, devo ammettere che è un grande. È un grande autore. Ha scritto dei pezzi notevoli, poi anche per altri. Cioè. È vero, Martino, beh, sì, almeno tu in un universo, a parlare di una. Tanto per dirne una. Ma... cioè, così, c'è un mostro. Io lo ricordo agli spettacoli dell'Acqua Sola, citati prima, dove era un grande intrattenitore, raccontava barzellette, ah, sì? era incredibile. Sì. Bella, ma io penso che ce l'avevo lì, e tra l'altro mi diceva, ma sei bravissimo, ma che bella voce. Era con un discografico di Roma, avevano a noi, dovresti chiamarci, così, poi tutto è sfumato, però... io ce l'avevo lì, c'avevo un dio della musica. Sì. Ma avevo 16 anni. Succede sempre. I grandi sono poi di una modestia disarmante. Ma fantastico, sì. Roby, inutile dire, qui tutto il pubblico è impazzito, applausi, bravo Roberto, grazie. Giulia, Federica, Domenica, Donatella, Piera, tutte donne poi, va bene, tutte donne. No, ci sono anche dei maschietti. Bene, ovviamente questi applausi sono rivolti a tutta la trasmissione, ma in particolar modo al nostro ospite Roberto Martino. Assolutamente. Roby, ci vediamo noi giovedì prossimo, ti ringraziamo. Quando una chitarra da te, quando c'hai i soldi, t'aspetto. Voglio una chitarra, ti dico come la voglio, il colore, tutto. Beh, i pick up, tutto quanto, ci mettiamo d'accordo, faccio un bonifico, magari mi aiuti. Bonifico periodico, è bene, ragazzi, una chitarra personalizzata sarebbe un sogno. Un professionista come te ci vuole uno strumento che sia adeguato alla tua bravura. Ti ringrazio. Bene, grande Roberto Caminito, grazie ancora, anche questa sera una chicca gradevolissima. Torniamo al nostro Roberto Martino, avrei mille domande ancora, ma tu adesso ti impegnerai pubblicamente a ritornare per un'altra puntata più avanti. Volentieri. Per completare un po' alcune cose che sono state purtroppo trascurate, ma meritano l'attenzione del pubblico e anche la nostra curiosità. E direi di far salire in video anche il nostro professor Lastrego. Ciao già, questa sera mi hai messo in difficoltà tu con i vari titoli delle nostre rubriche, però la tua l'ho azzeccata, è andata bene. Va. E l'hai detto giusto, la musica che cammina è giusto. No, ho detto la musica che si respira. Bene, salutiamo tutto il pubblico, ringraziamo Roberto per essere stato il nostro ospite graditissimo, grazie per le tue dotte risposte, ci hai aperto, tra l'altro sulla musica classica è stato molto bello quello che hai detto di Bach, molto interessante. E cosa dobbiamo aggiungere? Salutiamo la regia. Ringraziamo tutti. Io vorrei adesso fare un uso privato del mezzo pubblico, per tra virgolette, per invitare Roberto Martino a casa mia, solitamente per omaggio. Ok. Bella questa amicizia. Ovviamente in settimana verrò io a bere 3 o 4 caffè, almeno 2 o 3 volte. Tranquillamente. Benissimo, allora abbiamo finito le nostre cose private, rese pubbliche. Grazie. Ringraziamo ancora Roberto, grazie. Un saluto alla tua chitarra, che già gli voglio bene perché vedo il bel rapporto che hai. E ci vediamo per una prossima puntata. Grazie Roberto, grazie. Gian, sei sempre una spalla straordinaria. Grazie a tutti i nostri collaboratori e tutta la redazione. Vi diamo un arrivederci al giovedì prossimo con un altro ospite. Ciao e buona serata. Ciao. Ciao a tutti. Buona serata. Vai con la sigla. Buona serata a tutti. Quelli che eroi. È cosa giusta, quelli che eroi. È sempre festa, quelli che eroi, dimmi da quale parte stai.
quelli che eroi, quelli che eroi, quelli che eroi, quelli che eroi, quelli che eroi.